All'assemblea del Consorzio per la tutela del Grana Padano erano presenti l'assessore all'agricoltura Gianni Fava, l'assessore al territorio Viviana Beccalossi e il presidente del Consorzio. Sentiamoli. Assessore Gianni Fava, se tutte le riunioni dei consorzi fossero come questa, lei sarebbe un assessore contento? Sì, purtroppo non sono tutte così, però è anche bene dire che sono anche così. Quindi io credo che alla fine quello che vale è prendere dei modelli di riferimento. Questo è un modello di riferimento per il mondo agricolo. È un modello di integrazione di filiera che funziona, è efficace, che sta dando risultati agli agricoltori e è un po' quello che dovrebbe servire sempre. Dopo è chiaro che ci possono essere tutti i distinguo del caso, ma alla fine quello sono i risultati. I risultati ci dicono che il Grana Padano è un prodotto vincente. Tante richieste anche da parte di questo settore, soprattutto per quanto riguarda la tutela del prodotto tipico. Ma noi avevamo intercettato queste esigenze da tempo, tant'è vero la nostra azione amministrativa si è molto sbilanciata da questo punto di vista sul fronte della tutela. A maggior ragione credo che dopo l'assemblea di oggi torni di grandissima attualità l'idea nostra di rilanciare Expo come momento nell'ambito del quale andare a discutere dal punto di vista politico le modalità di tutela dei nostri prodotti e del fatto che i nostri prodotti siano rispettati in giro per il mondo. Questo per noi diventa un imperativo. Da gennaio cominciamo il World Expo Tour nella versione più squisitamente europea, che è il mercato che soprattutto ci interessa anche in termini di riferimenti che abbiamo visto oggi. Andiamo avanti in questa direzione. Doppio problema, l'Italian sounding, quei prodotti che sembrano prodotti italiani, invece quelli che sono proprio dei falsi. Il vero problema è l'Italian sounding, la contraffazione nel campo alimentare intesa come usurpazione di marchio è un fenomeno molto marginale. Noi oggi abbiamo un problema Italian sounding che però può essere considerata anche una grande opportunità, perché se è pur vero che 60 miliardi di euro se ne vanno così, è altrettanto vero che c'è un mercato potenziale che vale 60 miliardi di euro in giro per il mondo, che è più del doppio della nostra capacità attuale di esportazione agroalimentare. La Regione Lombardia può fare qualcosa da solo o ha bisogno anche di Europa e Italia? La Regione Lombardia ha bisogno di tutti, ma l'unica cosa che può fare da sola è avere un'iniziativa. Noi abbiamo tante iniziative, continueremo a portarle avanti e avremo bisogno di essere seguiti.